Buongiorno a tutti, allora io sono qui principalmente insomma, per parlarvi di Carta di Roma e di tutti i temi inerenti il protocollo deontologico che l'Ordine dei giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa si sono dati per quanto riguarda le tematiche che riguardano immigrati, rifugiati e richiedenti asilo. Sapete bene che è uno dei temi insomma, che spesso viene chiesto. Tema anche degli esami scritti, quindi insomma immagino che già ne abbiate sentite parlare o vi siete documentati su questo. Comunque, insomma, molto molto sinteticamente è un protocollo deontologico che è stato fondato nel 2008. Il fatto scatenante fu sostanzialmente la strage di Erba che voi ricordate, la strage di Erba che fu insomma insomma, un omicidio che ebbe un grande risalto sui giornali alla fine del 2006, in maniera molto sintetica, ci fu appunto una strage in una famiglia, venne subito tutti i giornali, insomma, indicarono, no, l'assassino in un ragazzo tunisino, e il problema che insomma, si scoprì soltanto 24 ore dopo che questo ragazzo non poteva aver commesso quel fatto perché non si trovava in Italia, non si trovava ad Erba in Lombardia, ma bensì nel suo paese d'origine che era la Tunisia. Insomma, e da lì quindi insomma, un esempio classico di scuola per indicare un po' come la nazionalità, no, può definire insomma, il fatto anche quando non c'è nessun nesso vero e proprio tra le due cose. E quindi l'allora portavoce dell'UNHCR, Laura Boldrini, oggi presidente della Camera, allora presidente della stampa italiana che era Roberto Natale, insieme a un gruppo di associazioni, tra cui Amnesty, appunto l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, tante altre organizzazioni della società civile, ARCI, ACLI, eccetera, eccetera, si sono riunite e hanno scritto di fatto, insomma, hanno costituito questo protocollo che molto sinteticamente sono una serie di norme abbastanza ovvie che si rifanno alla regola fondamentale su cui verte l'Ordine dei giornalisti, che è legge istitutiva che ormai risale a più di 50 anni fa perché è del 63, che stabilisce insomma, che i giornalisti devono riferirsi e ricercare la verità sostanziale dei fatti. Come farlo? Anche lì non è che ci sono delle indicazioni, no, rigide e precise, ma sono delle regole lapalissiane, abbastanza ovvie, che sono poi le quattro norme generali, i quattro principi generali a cui si rifà la Carta di Roma. Quali sono questi principi? Quando si parla di immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, adottare sempre dei termini appropriati, cioè cercare di ragionare bene sulle differenze anche che hanno i vari termini, no? La differenza appunto tra rifugiato, richiedente asilo, vittima della tratta, immigrato irregolare, eccetera. E ragionare anche su alcuni termini che sono entrati nel linguaggio corrente tutti i giorni, come il termine clandestino, capire se c'è un riferimento giuridico, se anche etimologico, no? Perché poi clandestino significa semplicemente una persona che si nasconde in italiano. E quindi capire come viene utilizzato. Quando si parla di queste categorie, evitare delle informazioni sommarie, imprecise e distorte, tutelare l'identità dei rifugiati e dei richiedenti asilo per evitare ritorsioni sui loro familiari, questo è stato uno degli altri fattori scatenanti, dei motivi scatenanti che ha portato alla costituzione del protocollo deontologico di Carta di Roma, perché insomma, è successo varie volte, ma insomma, in particolare un
uno degli ultimi grossi naufragi avvenuti, insomma, a Lampedusa. Un giornale nazionale importante pubblicò la lista dei superstiti, e era tutto un gruppo di migranti provenienti dall'Eritrea. In Eritrea c'è un regime dittatoriale molto duro e rigido da anni, e sostanzialmente, quindi, chiaramente il giornale l'aveva fatto, no, con un intento assolutamente di far sapere alle famiglie che quelle persone, insomma, c'eravano fatte, non erano rimaste, appunto, erano tra le vittime del naufragio. E invece quello che è successo è che poi il regime eritreo, grazie anche a quelle foto, grazie anche a quei nominativi, ha rintracciato le famiglie di provenienza, ha incarcerato i genitori dei migranti e li ha tenuti in carcere per molto tempo, chiedendo anche un riscatto, insomma, no? Quindi una somma molto, molto grossa, molto ingente di soldi per poi liberarli. Insomma, ed è una pratica che avviene molto di frequente, non solo in Eritrea. Quindi questo è un esempio per cui è importante tutelare l'identità dei rifugiati e capire soprattutto, ecco, da dove scappano, no? Perché dietro poi ci sono, insomma, storie diverse, no? Cioè, c'è una grossa differenza, appunto, tra un migrante che scappa da una situazione di crisi, da una guerra, e uno invece che da un migrante economico, insomma, che viene in Italia, in Occidente, in Grecia per cercare, insomma, di migliorare il suo status economico. Ultimo dei principi, il quarto, è quando è possibile interpellare le associazioni umanitarie e gli esperti del problema. Anche questa è una regola abbastanza ovvia da palestiniana, cioè cercare di non sentire soltanto una fonte, no? Le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, che casomai anche delle informazioni molto sommarie, perché riguarda semplicemente il momento dell'arrivo, lo stato di salute, eccetera. Ma interpellando anche delle associazioni, a volte di migranti che sono venuti dallo stesso paese, oppure di esperti del problema dal punto di vista giuridico, sanitario, eccetera, si possono capire meglio le condizioni generali e quindi evitare anche degli errori molto, insomma, che possono capitare in maniera abbastanza frequente, insomma. E non vi annoio ulteriormente, chiaramente ci sarebbero insomma, si vorrebbe parlare per ore di tutte le varie complicazioni che poi comportano anche per quanto riguarda il nostro lavoro, per capire anche poi quali sono gli effetti pratici della Carta di Roma. La Carta di Roma è, dato che è stata, appunto, fondata e riconosciuta dall'Ordine dei giornalisti e dal sindacato, rientra, no, nelle regole deontologiche dell'ordine, e quindi, insomma, se uno viola queste regole ci sono anche delle sanzioni, sanzioni disciplinari che sono previste proprio dalla legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti, che sono sostanzialmente quattro: l'avvertimento, che viene comminato nei casi di abusi e mancanze di lieve entità; la censura, applicata nei casi di abusi o mancanze di grave entità; la sospensione dell'esercizio della professione da un minimo di 2 mesi a un massimo di 1 anno, quando la condotta del giornalista abbia compromesso la dignità professionale; e infine la radiazione, che origina da un comportamento che abbia gravemente compromesso la dignità professionale. Inutile dirvi che specialmente gli ultimi due sono stati, avvengono, insomma, molto di rado, anche se insomma dei casi anche recentemente, qualcuno di voi forse lo ricorderà, insomma, si sono ripetuti. In realtà, insomma, c'è una procedura burocratica abbastanza complicata, che può essere attivata anche dall'Associazione Carta di Roma, di cui faccio parte come vicepresidente, nel senso che esistono, no, in tutti gli ordini regionali dei consigli di disciplina, che si occupano proprio delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine, e tra queste rientra quella della Carta di Roma, e quindi nei casi più gravi vengono attivati questi consigli di disciplina, che esaminano la pratica, e se ritengono che ci siano gli estremi per avviare un esame della pratica, l'iter va avanti. Dura anni, ma può portare poi a queste
quattro sanzioni di cui vi parlavo prima. Io ho preparato tre tracce molto generiche, non so se ve le hanno trasmesse. Allora ve le racconto molto velocemente, basate più che altro insomma sulle notizie, no? Più d'attualità degli ultimi giorni, e che secondo me possono avere una buona probabilità poi di tornare nell'esame, sia per quanto riguarda lo scritto che per quanto riguarda l'orale. La prima, di carattere molto generale, che riguarda la circolare ministeriale del nuovo ministro dell'interno Minniti. Sapete che il giorno prima dell'ultimo dell'anno, il 30 dicembre, Minniti ha, insieme al capo della polizia Gabrielli, hanno stilato una circolare ministeriale che stabilisce sostanzialmente la decisione di riaprire in ogni regione dei centri di identificazione ed espulsione, i famosi CIE, e il potenziamento degli accordi con i paesi d'origine per la riammissione dei migranti respinti e il rafforzamento del controllo delle frontiere esterne, insomma un cambio di direzione strategico abbastanza importante. Voi mi direte, ma questo era previsto già prima, e infatti insomma da lì anche si sta sviluppando dibattito a livello politico, anche perché il sistema di CIE non è che abbia fino adesso funzionato molto bene, no? Insomma, da tanti punti di vista, uno su tutti quello della difesa dei diritti umani, insomma, perché numerosi di questi centri che poi sono stati chiusi, adesso attualmente ne sono aperti mi sembra soltanto 4 sui 15 inizialmente aperti, sono stati riscontrati insomma dei casi di violazione dei diritti abbastanza gravi. Fatto sta che il nuovo governo ha deciso di dare una sterzata per quanto riguarda il tema generale della politica dei rimpatri, quindi secondo me questo è un tema sicuramente abbastanza interessante. Per darvi così dei dati molto velocemente, abbiamo detto dei 15 centri aperti nel 99, al momento ne sono rimasti soltanto 4 attivi. Tenete conto che per quanto riguarda le procedure di espulsione, anche quella abbastanza complessa dal punto di vista burocratico, vi do qualche dato: nel 2015 su 34.000 migranti sottoposti a un provvedimento di espulsione dal territorio italiano ne sono stati poi effettuati effettivamente quasi 16.000, quindi il 46%, una percentuale che è crollata però nettamente nel 2016, infatti nel 2016 risultano soltanto 4.000 gli espulsi. Perché diciamo è così complicato questa procedura? Innanzitutto ci sono dei costi molto alti, poi c'è appunto le difficoltà burocratiche del riconoscimento dell'autorità consolare del paese di provenienza, i limiti per quanto riguarda l'uso coercitivo delle misure dei rimpatri, insomma di fatto fino adesso questo lo riconoscono un po' tutte le parti politiche in campo, questi strumenti si sono tramutati in una sorta di flop, e quindi insomma adesso poi bisognerà aspettare i regolamenti attuativi della circolare ministeriale per capire poi come Minniti, il Ministero dell'Interno e la Polizia vogliano attuare questa nuova strategia. Su tutto ciò chiaramente si sono ripresi, Minniti è anche andato, sono ripresi i contatti con alcuni paesi da cui proviene insomma la stragrande maggioranza dei migranti che arriva nel nostro paese, in particolare la Libia, contatti che non so se avete seguito un po' sui giornali, non è che sono andati benissimo, anche perché la situazione politica in Libia è quella che è, un paese sostanzialmente spaccato a metà, no? Con due governi che di fatto gestiscono insomma le due regioni chiave della Libia, Cirenaica, Bengasi con Haftar, con il generale Haftar, e dall'altra parte invece il governo di al-Sarraj che tenta di controllare la Tripolitania. Quindi insomma una situazione molto, molto complicata,
da tempo, diciamo, l'esecutivo, i vari esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni stanno cercando di attuare delle misure per trovare una soluzione. Da poco è stata, per quanto riguarda poi anche il problema di cui immagino parlerà dopo anche i miei colleghi, cioè che quelli relativi al pericolo del terrorismo, è stata istituita una commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione dell'estremismo jihadista, che la stessa circolare ministeriale prevede che queste commissioni vengano istituite anche lì in tutte le regioni, insomma. Quindi con anche lì moltiplicazioni poi burocratiche abbastanza complesso. In più il precedente ministro dell'Interno Alfano aveva istituito anche un consiglio per le relazioni con l'Islam italiano, che è un organo insediato al Viminale per rilanciare il dialogo con la comunità musulmana, quindi questo è più incentrato appunto sul problema della radicalizzazione. Quindi questo, insomma, secondo me potrebbe essere sicuramente uno dei temi all'ordine del giorno, insomma, chiaramente da seguire adesso poi come si svilupperà, no? Passo dopo passo. Collegato a questo, diciamo, è un tema appunto molto caro a noi di Carta di Roma, è quello poi dello studio proprio del fenomeno migratorio. Carta di Roma, non so se lo sapete, ma tutti gli anni a dicembre fa un rapporto annuale, lo facciamo insieme all'Osservatorio di Pavia, il rapporto poi è coordinato da Ilvo Diamanti, e che studia un po' il rapporto migratorio, come viene raccontato dai media italiani, almeno da alcuni media italiani, perché poi non abbiamo, insomma, la struttura per chiaramente analizzarli tutti, però presi sotto esame di solito sono 6 quotidiani: Repubblica, Corriere della Sera, Stampa, Giornale, Avvenire, Unità, 7 TG, Rai Media, 7 della 7 e alcuni 3 maggiori social media. Qualcosa è emerso, insomma, sostanzialmente nell'ultimo rapporto, quello che è stato presentato a dicembre del 2016. C'è un notevole incremento delle notizie dedicate al fenomeno della migrazione, sono il 10% in più rispetto al 2015. Sostanzialmente, rispetto sempre ai dati del 2015, cala l'allarmismo sui media italiani, almeno in particolare per quanto riguarda la carta stampata e anche per quanto riguarda alcuni network televisivi, mentre invece sale, diciamo, il livello di allarme per quanto riguarda soprattutto i contenuti razzisti, per quanto riguarda i social media, quindi per quanto riguarda sia i siti internet che i commenti, appunto, che si diffondono attraverso Facebook, Twitter e gli altri social media. Di fatto, insomma, in questo rapporto si evidenzia che sono stati soltanto 12 i giorni in cui non è presente almeno un titolo, un articolo, un servizio riguardanti i migranti su giornali e TV, che ha portato, diciamo, a definire, diciamo, che c'è una sorta di normalizzazione rispetto a questo fenomeno di normalizzazione rispetto a questo tema, anche se in particolare per quanto riguarda alcuni giornali, l'allarmismo, il collegamento, no, con i temi del terrorismo, la paura del terrorismo, chiaramente è abbastanza evidente. Nel rapporto
vengono fatti anche alcuni esempi pratici, per esempio uno dei casi di studio è stato il delitto di Fermo del luglio scorso e proprio in questo caso, che non so se vi ricordate, quello no, del nigeriano 36enne che è morto in ospedale dopo essere stato colpito da un ultra di una squadra di calcio locale. Allora, mentre i principali notiziari nazionali hanno conservato su questo tema una linea editoriale di condanna al razzismo, quindi insomma, cercando anche di limitare no, i commenti, a volte anche abbastanza violenti sul tema, invece su alcuni siti internet, sui social media, in particolare su Twitter, si è assistito a, diciamo, su una serie di commenti molto, molto pesanti, quindi con ripetuti insulti razzisti e sessisti, insomma, molto, molto violenti. E chiaramente il caso di Fermo era soltanto un esempio, ma questo, insomma, poi si verifica e si ripete, anche in altri casi. Salto molto velocemente, collegandomi però a questo tema, il tema appunto della diffusione degli discorsi d'odio, dei cosiddetti hate speech, in particolare sui social media, perché è un tema che è di grande attualità in questi giorni, anche perché in alcuni paesi, per esempio in Francia e in Germania, si sono costituite di recente delle task force ministeriali contro la proliferazione degli hate speech. Mentre in Italia, insomma, la situazione è ancora abbastanza confusa, diciamo che a livello politico c'è anche chi propone delle giurie popolari per giudicare il lavoro dei giornalisti accusati di diffondere bufale, insomma, che poi sono strumenti che ricordano, insomma, periodi passati, insomma, che possono diventare anche strumenti di censura molto, molto pericolosi. Su questo, diciamo, c'è in piedi da tempo, dal 2015, una campagna che a livello europeo, Media Against Hate, che è stata promossa dalla Federazione dei giornalisti europei, contro la diffusione di un fenomeno che riguarda il rapporto tra democrazia e libertà di espressione. Il punto di vista della campagna è che bloccare l'hate speech non è censura, ma un dovere professionale per chi fa informazione. Chiaramente bisogna valutare caso in caso, me ne cito tre molto velocemente, tra i casi più noti, insomma, dove si sono profilati degli esempi di hate speech, quello forse che vi ricordate tutti è il famoso titolo di Libero Bastardi Islamici dopo gli attentati di Parigi del novembre 2015, dove sostanzialmente, anche se c'è tutta una diatriba anche a livello giuridico in atto, insomma, si faceva un collegamento abbastanza chiaro della serie, tutti i musulmani sono terroristi. Il direttore di Libero la pensa in maniera diversa, insomma, no? Si è difeso dicendo che islamici era più che altro insomma, si riferiva proprio soltanto agli autori di quegli attentati. Insomma, è stata aperta una pratica, in questo caso per esempio al Consiglio di Disciplina dell'Ordine a Lombardia, e quindi insomma tutta la prassi andrà avanti. Di altri casi ce ne sono a iosa tutti i giorni, quelli più famosi hanno coinvolto, sempre per quanto riguarda l'Italia, anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che insomma, ha avuto una polemica abbastanza dura con Lunar. Lunar è un ufficio della Presidenza del Consiglio, sarebbe l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio, quindi un organo governativa, che Lunar aveva mandato una lettera di raccomandazione alla Meloni perché lei aveva scritto dei commenti abbastanza forti sul web dicendo basta immigrazione dai paesi musulmani, sì solo da paesi non violenti come Filippine, Argentina, Ucraina e via dicendo, insomma, quindi facendo proprio
selezione, no? Tra i vari paesi. Lei aveva protestato dicendo che il governo non vuole censurare, non esiste, non si può limitare la libera espressione di un parlamentare della Repubblica, eccetera, eccetera. Fatto sta che di fatto il direttore dell'UNAR è saltato, si è giocato al posto su questa cosa. Il governo Renzi non è che l'abbia difeso granché. Ma da lì poi si è sviluppata tutta un'altra polemica perché poi è intervenuta anche l'ex ministro dell'integrazione Cécile Kyenge, che ha parlato e ha raccontato anche di tutte le minacce, gli insulti ricevuti, no, sul web. E a quel punto chiaramente i commenti sul web si sono scatenati e, per citarli soltanto quelli più leggeri, la Kyenge sarà definita negra ex clandestina, beduina, quante banane al giorno ci costa, si sciacqui la bocca con l'acido muriatico e via dicendo. E anche lì chiaramente sono state aperte poi delle procedure per valutare, lì tra l'altro insomma ci sono anche delle violazioni del codice penale come la famosa legge Mancino contro l'incitazione all'odio razziale del 93. Ma insomma esempi di hate speech se ne possono fare, no? Ne avete anche voi sotto mano tutti i giorni, per farne uno a livello internazionale che fece molto scalpore, quello del pastore della Florida Terry Jones che nel 2010 si scagliò contro la religione islamica arrivando a bruciare delle copie del Corano in occasione del nono anniversario dell'11 settembre. Da lì si scatenarono delle proteste contro le ambasciate in numerosi paesi medio orientali, insomma con delle reazioni ben più, ecco, pesanti rispetto insomma, ai due esempi italiani che vi avevo fatto prima. Quindi insomma anche in quel caso chi dice ah no, non si può limitare in assoluto la libertà di espressione, la libertà di opinione, insomma, dovrebbe poi valutare bene anche quali possono essere le conseguenze, no? Anche perché poi, insomma, su quel tema ne possiamo parlare ore e ore. Vengono fatti sempre due pesi, due misure su alcune cose, insomma, ci sono ancora dei tabù. No? Che sono rimasti, mentre altri invece non ci sono più, insomma, sarebbe difficile trovare un opinionista, un commentatore, un politico che scrive che Hitler è stato un grande statista, insomma. Mentre, almeno ancora per il momento, poi vediamo com'è. Mentre invece su altri argomenti, in particolare appunto per quanto riguarda il tema, ecco, dei migranti, così, diciamo, queste sorti di muri sono stati abbattuti da tempo. Ve la faccio molto breve, insomma, quindi c'è questa campagna in atto, sono state raccolte anche delle firme, la campagna si è allargata anche a livello europeo e ultimamente si assiste a un fenomeno molto interessante che riguarda anche alcune grosse multinazionali che hanno deciso di ritirare la propria pubblicità da quegli organi di stampa, da quei giornali, in questo caso, secondo loro che negli ultimi tempi si sono distinti per propagare l'odio, per delle vere e proprie campagne, in particolare contro i migranti. Ve ne cito uno su tutti, la Lego, un'azienda di giocattoli danese, ha ritirato la pubblicità dal Daily Mail britannico proprio per questo motivo, giustificando questo motivo. E lì sono tanti soldini, quindi la questione, insomma, ecco, non stiamo parlando soltanto di, no, di così, intenti o programmi di massima, ma di cose anche più concrete. Dopo la Lego ci sono state altre aziende che hanno fatto lo stesso anche negli Stati Uniti, insomma, quindi qualche cosa da questo punto di vista si sta muovendo. Chiaramente il tema è molto delicato, no? Perché poi è molto facile passare alla censura vera e propria, e quindi insomma anche lì adesso c'è una commissione parlamentare, per esempio in Italia, che è stata intitolata a Jo Cox, alla deputata che è stata uccisa, no, prima del referendum della Brexit in Gran Bretagna, dove appunto si incontrano
commissione della Camera dei Deputati, dove varie associazioni, insomma, si incontrano per cercare di arrivare a una procedura, una regolamentazione che possa riguardare quindi non soltanto la stampa tradizionale, che in qualche maniera ha già attivato dei meccanismi di moderazione. Ci sono dei giornali, per esempio La Stampa di Torino, che hanno istituito proprio una sorta di figura come del garante dell'elettore, e che si occupa proprio anche di controllare, no, i messaggi anche sui social media, su Facebook, su Twitter, relativi ai vari articoli pubblicati dai giornalisti della stampa, e a bannare, eliminare quelli che possono considerarsi come portatrici d'odio o come dei discorsi di incitamento all'odio. E quindi invece questa commissione parlamentare sta cercando di arrivare a una regolamentazione che possa, insomma, riguardare quindi anche l'attività più larga dei social media.